Per fronteggiare il problema dello spaccio di droga, il ministro dell'Interno ha annunciato in questi giorni che stanzierà 2 milioni e mezzo di euro, attinti dal Fondo Unico Giustizia, che serviranno per potenziare gli impianti di videosorveglianza, per assumere in via temporanea più vigili urbani che controllino all'esterno delle scuole e per organizzare campagne informative mirate. L'iniziativa, rivolta ad alcune città italiane, riguarda anche Milano. Questi fondi saranno corrisposti in misura proporzionale al numero di abitanti e al capoluogo lombardo saranno corrisposti 344.000 euro. Prima però di utilizzare i fondi per il progetto Scuole Sicure, Riccardo Decorato, assessore lombardo alla sicurezza, immigrazione e pulizia locale, chiede che parte dei fondi venga utilizzato per risolvere la drammatica situazione di spaccio del boschetto di Rovoredo. Si tratta di un'iniziativa del Ministero degli Interni, del Ministro Salvini, che dà a 12 comuni italiani la possibilità di intervenire. Diciamo, il titolo è Scuole Sicure contro spacciatori di droga e soprattutto contro la droga davanti alle scuole. Io ovviamente questa è un'ottima iniziativa, ho chiesto che Milano, che avrà un contributo di 342.000 euro, credo 47.000 euro, può utilizzare una parte di questi soldi che vengono inviati dal governo, dal Ministero degli Interni, per affrontare la questione del parco, del boschetto di Rogoredo. Il boschetto di Rogoredo è il luogo, oggi c'è un articolo sul Libero di Don Chino Pezzoli che definisce quel boschetto la più grande piazza di spaccio d'Europa, e quindi è necessario cominciare da lì, perché poi gli spacciatori arrivano anche davanti alle scuole, ma se non li fermiamo lì al boschetto di Rogoredo è evidente che non ce la faremo. Per cui la mia richiesta è quella di utilizzare una parte di questi fondi per attrezzare il boschetto di Rogoredo.